questo non c'è. Lo sapevo. Mani dietro la schiena. Devi girare, Marilu. La pancia in giù. Oddio, Marilu. Che è successo? Dite di sapere cose su di me che magari neanche io non so. Brava Aurora, brava. Mostra cosa abbiamo preso. Uno spazzolino. Sì, quindi ora ci divertiremo noi con te. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo e ultimo video da solo, spero. Perché sì, ragazzi, anche quest'oggi sono da solo, mi manca davvero Polpetta. Però, come sapete, negli episodi precedenti abbiamo catturato Marilu. Quindi quest'oggi faremo tornare Polpetta fra noi. Mi raccomando, prima di iniziare questo video, iscrivetevi al canale, ragazzi. Fate esplodere il pulsantino e siamo quasi a 169.000. Siamo tantissimi, Team Dentini. Solo grazie a voi, più saliremo, più sconfiggeremo il dottor Jabu. Siamo sicuri che prima o poi ne verremo a capo e scopriremo chi c'è dietro. Arriviamo al pezzo forte. Mia cara Marilu, pensavi mi fossi scordato, vero? No, mia cara. Ora ti ho lasciato anche troppo tempo perché hai fatto finta di svenire. Quindi ora ti risveglio e ti do io una bella sciacquata di denti, in modo che il Polpetta torni subito fra noi. Guarda Marilu, sono pronto. Ho il colpo in canna. Marilu! Finiscila di far finta di essere svenuta. Sappiamo tutti che stai facendo finta. Sto facendo. Brava Aurora! Svegliala! Mi avete dato un colpo in testa che rimarrò rimbambita per il resto della mia vita. Marilu, sei sempre la solita esagerata. Comunque ti ho lasciato anche fin troppo tempo. Hai voluto in extremis che ti facessi cambiare nuovamente gli abiti. Non so perché mi hai fatto cambiare perfino a me, in modo da stare in tinta con te. Perché tu hai detto che siamo una cosa sola. Io, sciocco, ci ho anche creduto, vero? Sì, dai, la secondiamo. È l'ultima volta che la vediamo nella nostra vita, quindi la secondiamola. Tu ti sei vestita di rosa fluo, perché dici che Polpetta non è una rosa normale. Mi hai fatto vestire a me di rosa. Non mi sembra adatta come cosa. Sei proprio uno sciocco. Pur di avere la tua Polpetta fai tutto quello che ti dico. Uccideresti anche una formica. Comunque era il minimo farmi cambiare, visto che dopo avermi colpito in testa mi hai pure bagnata. Io vorrei sapere per quanto tempo ancora volete lasciarmi legata qui. Non avete ancora capito che non servirà a niente, che Polpetta non... che da un po' che sono legata qui mi sentivo un po' i denti sporchi, quindi hai solamente alimentato il mio benessere. Piccola tata, ti sei seduta anche te, stai aspettando che Marilu torni ad essere Polpetta. Ti manca tanto la tua mammina, vero?
Stai parlando col bambolotto, amore? Sei così spensierata te. È così bella, però. Qualcosa non torna. Sta passando davvero troppo tempo. Pure è la mia testa che sta facendo mille fissazioni. Non lo so. Più che altro, sta passando davvero troppo tempo. Marilu, con quella faccia poi mi dà fastidio. Davvero mi dà fastidio ogni volta che parla. Non parlare, Marilu! Non hai diritto di parola in questa casa. Mi dà fastidio, devo tranquillizzarmi. Bevo qualcosa, devo tranquillizzarmi. In questi due minuti passeranno, cioè tornerà Polpetta. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Non so più cosa dire, ragazzi, non so più cosa fare. Cioè, Marilu non parla, non è d'aiuto, non dirà mai come far tornare Polpetta. Devo pensare a cosa è successo nel dettaglio. Aiutateci anche voi, cosa è successo nel dettaglio di strano? Quello ha fatto Polpetta. Era di là, da sola, a lavarsi i denti. Quello ha fatto. Però io non so più cosa pensare. Devo concentrarmi, devo pensare cosa ha fatto Marilu, come ha fatto a diventare Polpetta. Però c'è una cosa che non torna, ragazzi. Marilu ha detto di essere la sorella gemella di Polpetta e che si sono visti solo una volta. Ragazzi, e se Marilu e Polpetta fossero solo gemelle? Magari potevi pensare a tutto quello che ho fatto prima per collegare qualcosa. Dai, su, corri, vai a salvare la tua Polpetta. Fai l'eroe per una volta. Marilu, questa me la pagherai. Adesso appena torno con Polpetta ce la pagherai davvero, davvero grossa. Vedrai, Marilu, vedrai. Polpetta? Amore? Dov'è Polpetta? Nel tuo armadio? Polpetta? Polpetta! Che ci fai così? Da quando è che sei là? Cosa? Polpetta, cosa stai dicendo? Non capisco niente! Che ci fai là dentro, Polpetta? Perché sei qua dentro? Da 3 giorni che ti sto cercando come un dannato! Che ci fai qua dentro? Che stai dicendo, Polpetta? Non allora, tu capisci cosa sta dicendo la mamma? Ciao! Polpetta, che ci fai qua? Polpetta, non ti capisco! Lo scotch! Ti levo subito lo scotch! Oh, amore, ferma, non voglio farti male, però... Ah, ma sei insolito! Ah, Polpetta, mi sei mancata! Ho capito perché non parlavi, scusa per lo scotch, ma che è successo? Liberami! Ho un conto in sospeso con Marilu, poi vi racconto tutto, promesso! Polpetta, vieni su! Oddio, mi sei mancata tanto. Davvero, mi sei mancata tantissimo. Come stai? Come è stato stare
avete messo tanto, però... Ho capito, Polpetta, però ci sono state dette mille cose sbagliate. Mettiti nei nostri panni. Però qui... Credici, noi abbiamo combattuto tanto per te. Ma raccontaci, cosa è successo al volo? Di là c'è Marilù, dobbiamo andare da lei. Andiamo a prendere Marilù e gli diciamo tutta la verità infatti. Rifacciamo, ok, pronta? Porto dimmi. Poi se dico un sacco di cose, devo raccontarvi un sacco di cose che sono aperte, pronta? Rifacciamo tutto. 3, 2, 1. Amore, mi racconti dopo, di là c'è Marilù, dobbiamo andare da lei e torturarla. Certo, ma devo raccontarvi un sacco di cose che mi ha detto dopo. Andiamo, andiamo subito. No! È scappata! Oh, no. Dove è andata? Marilù, vieni fuori! Non ci posso credere che ce l'abbia fatta. Adesso è di nuovo libera. Se tornerà a riprendermi, se si vendicherà ancora con me. Voi non avete idea, piccolina mia. Sei mancata tanto alla tua mamma. Voi non avete idea di quante cose io abbia scoperto, di quante cose io ho sentito. Polpetta, raccontaci, perché anche noi abbiamo scoperto un sacco di cose. Non hai idea, abbiamo visto il dottor Chum che parlava con Marilù. Ci sono un sacco di cose che non sai, che abbiamo scoperto e sono davvero davvero pericolose. Io e Aurora abbiamo davvero tanto combattuto con te. Chiedi a loro. Io questo lo so. E voi non avete idea di quanto io vi ringrazi, sia a te e alla mia piccolina, sia a voi che sicuramente l'avete aiutato in tutti i modi. E comunque devo dirti una cosa, sono tanto 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 orgogliosa di te, perché ho visto che ti sei impegnato, hai sconfitto le tue paure, quindi questo è servito. Adesso siamo più forti di prima e dobbiamo sconfiggerli. Sai che ho una cosa importantissima da dirvi. Ho scoperto che Marilù... I want you to be happier, because I'm happy, when I'm wiser and I'm older, 'cause you make me feel like, because I'm alive.